Grande successo questa sera per l'evento organizzato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per la presentazione appunto della rete del gusto della dieta mediterranea. Che cos'è la rete del gusto? Oggi il parco riconosce quei ristoratori che utilizzano i prodotti a marchio parco. Io voglio ricordare che noi abbiamo già circa 150 prodotti a marchio parco, circa 100 sono i produttori che hanno avuto il riconoscimento da parte dell'ente parco per le proprie produzioni, e oggi effettivamente chiudiamo un po' quello che è un cerchio virtuoso. I ristoratori che utilizzeranno i prodotti a marchio parco, che utilizzeranno il vino del nostro territorio, perché il vino è un settore emergente che ci sta regalando veramente straordinarie soddisfazioni, che utilizzeranno l'olio del territorio del Parco Nazionale del Cilento e degli Alburni, perché? Perché l'olio è il capitano della dieta mediterranea. E poi anche i piatti della tradizione del territorio, beh, in questo caso noi andremo a riconoscere le nostre primule, quindi riconosceremo appunto a questi ristoratori di poter far parte della rete del gusto della dieta mediterranea, in modo tale che chi viene e vuole vivere, chi viene nella comunità emblematica che ha deciso l'UNESCO, non certamente noi, e viene a visitare il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, potrà vivere e potrà andare nei ristoratori che rientrano nella rete del gusto e potrà vivere quella straordinaria esperienza legata ai sapori, legata agli odori, legata anche a quei benefici che oggi hanno e vengono dati dal mangiare sano e dal mangiare bene. Dei prodotti di nicchia, di grande qualità, futuro dell'Italia, ad alto valore aggiunto, ad alto livello qualitativo. Il mondo ci guarda quando entrano in gioco i sapori, a partire dalla regione Campania, dal Parco del Cilento, che tra l'altro ha un marchio che fa seguire poi i prodotti, diventa un racconto. Un racconto è un racconto che è un viaggio. Questa sera è molto bella questa iniziativa, perché non solo entriamo nel gusto del Cilento, ma anche nel racconto del gusto del Cilento e della storia del Cilento. È molto bello perché imparare a raccontarsi, ad avere l'orgoglio del proprio paese, della propria terra, è una precondizione per aprirsi e non per chiudersi, aprirsi al mondo. Quando entra in gioco gusto, armonia, equilibrio, entra in gioco l'Italia, e in questo il Parco del Cilento è un grande specchio del paese.